tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Dopo i lavori di ristrutturazione, riapre domani a Fano la Rocca Malatestiana. Proteste per i rifiuti ingombranti lasciati fuori casa molte ore prima del ritiro programmato. Torna a Fano la festa anni 70 dedicata ai figli dei fiori. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Dunque, terminati i lavori di ristrutturazione, di adeguamento, domani riaprirà al pubblico uno dei monumenti più belli della città di Fano, la Rocca Malatestiana. Dopo diversi mesi di lavori, 600.000 euro di investimento, una fase progettuale ed un iter lungo ed articolato, dopo aver scoperto una vecchia porta sul fianco a mare del contrafforte, utilizzata in passato come una rampa, i cui segni sono stati ritrovati lungo le mura, che apriva così lo spiraglio per creare finalmente un'uscita di sicurezza, la Rocca Malatestiana di Fano è pronta per la sua nuova vita. Questa mattina, nella sala ipogea della Memoteca Montanari, l'assessore Stefano Marchegiani ha presentato l'accordata di soggetti che gestiranno tutti gli eventi estivi della Rocca di quest'anno, dopo che il bando per l'aggiudicazione è andato deserto, in modo da non compromettere tutto il lavoro compiuto per restituire questo gioiello di famiglia alla collettività e poterne godere a pieno come contenitore culturale, artistico e ludico. Sì, siamo molto contenti perché dopo un lavoro lungo di restauro e adeguamento funzionale, il 20 pomeriggio alle 18:30 si taglia il nastro per riconsegnare la Rocca Malatestiana ai cittadini, lavori importantissimi che hanno non solo migliorato il bene ma hanno adeguato a un'utenza che passa da 99 persone a 800. I soggetti che lavoreranno al programma, già definito quasi nella totalità per una sessantina di appuntamenti, di cui una decina a carico del comune, sono eccellenze che già con Fano e la Rocca hanno un legame. E poi sistema museo che prenderà per mano turisti e cittadini in visite guidate mirate sulle nuove scoperte e ristrutturazioni. E poi i ragazzi dell'associazione Work in Progress, a cui va dato il merito, pur fra le tante difficoltà, di aver mantenuto in vita il legame col pubblico della Rocca, utilizzato nella piazza d'arme come giardino per serate e attività che anche quest'anno continueranno con un loro consolidato calendario di eventi, laboratori e cinema all'aperto. E poi Amat come capofila di questo gruppo che porterà nella Rocca i grandi eventi culturali. Sì, devo dire che è stata una bella occasione e non si poteva del resto fare diversamente. Lo sforzo che il Comune ha fatto per restituire alla collettività questo bene, che è davvero mirabile, e ora ancora più bello, ancora più fruibile, perché i lavori hanno consentito di avere una piena agibilità fino a 800 persone e quindi uno spazio veramente davvero fruibile. E non si poteva appunto saltare questo appuntamento, saltare l'estate. Sono stati presentati nel pomeriggio di oggi i lavori di restauro allo scalone monumentale della residenza municipale. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Massimo Seri, l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, Simona Guida e Claudio Maggini della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e Mariangela Giommi, direttrice dei lavori. Al progetto hanno lavorato diversi mesi vari professionisti, da cui la restauratrice Maria Letizia Andrazzo, Francesca Rossi della ditta Sansone e il geometra Alessandro Alesiani dello studio associato Delineo e l'Ordine degli architetti della provincia di Pesaro Urbino. Proteste invece per alcuni rifiuti ingombranti che sono stati lasciati, sono stati messi fuori casa un po' in anticipo rispetto all'orario programmato con ASET. La prenotazione del servizio di raccolta ingombranti a domicilio è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Si informa che è possibile effettuare la prenotazione online dal sito www.asetservizi.it. Si invita a ricontattare l'ufficio negli orari di apertura.
Si ricorda che il servizio di raccolta ingombranti è gratuito fino a un massimo di 2 metri cubi e l'esposizione del rifiuto dovrà essere fatta davanti al proprio civico, su strada pubblica, dalle ore 19 della sera precedente alla prenotazione. Non prima delle 19 della sera precedente, il giorno concordato per il ritiro, appunto. Fatta la telefonata al servizio di ASET, gratuito come avete sentito, raccolta rifiuti ingombranti, è questa la regolina d'oro da seguire per evitare episodi deplorevoli come quello di stamattina, accaduto in pieno viale Adriatico, di fronte alla piscina all'aperto, in pieno giorno. Diversi abitanti della zona hanno notato, poco prima di mezzogiorno, la comparsa di questo ammasso di masserizie e mobilio casalingo accatastato alla meno peggio nel bel mezzo del marciapiede, in piena Sassonia di Fano, e a far bella mostra di sé a turisti e residenti della zona. Operato da parte di ignoti, dotati di alto senso civico ed ecologico e totale incuranza delle regole del buonsenso e dei regolamenti cittadini. Ma io mi auguro che qualcuno, forse si sono dimenticati di mettere la striscia quella rossa. Però è in pieno giorno. Lo so, però magari, non so il motivo. Di solito si chiama l'ASET perché per il coso. Non è bellissimo, sì. Io quando c'ho qualcosa telefono e mi dice arriviamo domani alla tal ora, io poco prima o anche la sera se vengo al mattino presto li metto giù e infatti poi torno a guardare se l'hanno presa. Invece così? Pensavo di che avranno fatto, ma poi messa in una maniera. Cosa ne pensi? Tu faresti così? No, butterei alla discarica, non lo so, in qualche centro di raccolta. Dove si può riciclare, riutilizzare magari. Meglio che buttarla nel mezzo della strada. Un poliziotto con l'auto d'ordinanza davanti all'Arco d'Augusto è il dipinto realizzato dall'artista fanese Sergio Carboni e donato agli uomini del commissariato di Fano. Per l'artista fanese Sergio Carboni si chiude un ciclo, quello delle opere ispirate, realizzate e dedicate ai corpi di polizia. Un ciclo, quello di Carboni, che testimonia lo stretto legame con le istituzioni ed il profondo apprezzamento per l'opera e i continui sforzi e sacrifici che gli uomini dello Stato mettono in campo per la tutela del cittadino e la sua sicurezza. Io che mi trovo qua dentro, in città, avendo loro alle porte, sto tranquillo, proprio. Di una tranquillità niente, ho voluto omaggiare l'omaggio alla Polizia di Stato per tutto il sacrificio che fanno, quindi penso di esserci arrivato. Il quadro resterà sempre qua e spero di venirlo a vedere il più possibile, cioè per tanti anni. Il dipinto rappresenta una volante della polizia con un fiero agente al fianco e a far da sfondo il simbolo della città di Fano, la Porta Augustea, a significare l'intera collettività fanese protetta dall'opera della polizia e dei suoi uomini. A ricevere l'omaggio dell'artista fanese nel commissariato di Fano, assieme ai suoi uomini, il dirigente Stefano Seretti. Simboleggia proprio il nostro operato, la nostra quotidiana attività in questa città, nella città di Fano, con il simbolo principale della città di Fano. Noi la interpretiamo come il nostro servizio di sicurezza e di vigilanza su tutta la cittadinanza di Fano, è come se dietro la volante ci fossero tutti i fanesi, insomma, e quindi ci riempie veramente di orgoglio perché ce lo contestualizza, ci fa sentire partecipi e presenti in questo territorio, in questa comunità, e quindi il maestro veramente è riuscito a toccare i nostri cuori molto, 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 in maniera molto sensibile e molto forte. È stato inaugurato ieri alle 18 il nuovo ponte dell'Acqua Santa che collega Mondavio a Corinaldo. Dopo 6 anni dal crollo, era il 31 gennaio del 2011, le province di Pesaro Urbino e Ancona sono nuovamente collegate. Al taglio del nastro della nuova struttura, che ha innovative caratteristiche antisismiche, erano presenti i presidenti della provincia di Pesaro Urbino Daniele Tagliolini e di Ancona Liliana Serrani, e oltre agli amministratori del territorio e al sindaco di allora, ora consigliere regionale, Federico Talè. Dopo il successo ottenuto negli anni scorsi, torna a Fano la festa dedicata agli anni 70 con i Figli dei Fiori. Oh, pa, 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 pa.
chiamavano in Italia un po' impropriamente figli dei fiori, oppure cappelloni, generazione beat, hippie, tanti modi per definire una generazione di giovani che sull'onda del movimento nato negli Stati Uniti d'America per opporsi alla guerra del Vietnam, che negli anni 70 ebbe il suo maggior impulso, anche in Italia ebbe un grande seguito. Movimento culturale, musicale, filosofico che contrapponeva l'amore alla guerra e portava con sé ideali di libertà, uguaglianza e rivoluzione sia culturale che sessuale. Ma l'aspetto che più di altri ci è stato tramandato ai nostri giorni è quello musicale. Le grandi band, i gruppi rock, i mega concerti oceanici come Woodstock che hanno segnato un'epoca e da allora la musica non è stata più la stessa. Queste belle atmosfere, gli aspetti più festaioli di quel periodo, ritornano ormai da diversi anni a Fano grazie ai Carboni Brothers e al loro Fano Love Party. E sarà un weekend ricco di eventi, il 21, il 22 e il 23 di luglio, quindi vi aspettiamo qui a Fano nelle zone di Arzilla, Lido e Sassonia, dove eventi e i figli di fiori comunque non mancheranno. Importante che ci si cali nella parte vestendosi anche un po', entrando a tema. Sì, questa è una cosa che abbiamo puntualizzato, abbiamo cercato di ottenere dal primo anno e devo dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro. Devo dire che è un fenomeno che ormai c'è da sempre e durerà per sempre, perché comunque è un fenomeno, appunto, dicevo, che negli anni, fine anni 60, con la rivoluzione del 68, ha preso a livello culturale, a livello di musica, a livello di iniziative da parte dei giovani. Quindi diciamo che i giovani si riconoscono probabilmente in questi anni così belli, caldi e coinvolgenti. Il programma è questo qua che ho in mano, Fano Love Party, Lido, Arzilla, Sassonia, 21, 22, 23, decima edizione, lo potete trovare distribuito in tutto il territorio e sulla nostra pagina Facebook, e mettete anche il like. Vi aspettiamo tutti. Domani sera c'è Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri. A questo numero potete già inviarci le vostre domande, quelle che poi domani sera faremo appunto al sindaco Seri. E poi vi ricordo invece che dopo il telegiornale Monica Mondo intervisterà Giovanni Rana, sì, l'imprenditore, quello dei tortellini. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti, a domani.